Levati di mezzo! Addosso! Ehi, ma che fai? Quello è mio! Ti faccio a pezzi, manicotto! Salve! Salve! Tu devi essere uno di quegli indiani della... come si chiama? Tribù Irochese. Dice. Io vorrei farmi addestrare da... No. Vattene via. Io non me ne vado! Devo accampare. Ci sarà un altro modo di entrare.
Ti prego, ti chiedo solo di ascoltarmi un attimo. Chiedo scusa se non sono stato chiaro o se le mie parole possono averti confuso. Io non voglio che tu mi fraintenda, quindi lo ripeto. Vattene dalla mia terra! Sto arrivando! Dammi a sentire, di che cosa hai paura? Paura? Credi che io abbia paura? E per giunta di una piccola canaglia come te? Ah, tu vuoi diventare un eroe, aiutare i deboli e salvare il mondo. Ma in questo modo andrai incontro soltanto alla morte. Il mondo va avanti, sai? Fallo anche. Io non me ne vado, hai capito? Non me ne andrò mai. Aspetta e vedrai. Io non mi arrendo tanto facilmente. Solo un vecchio. Sarà facile. L'hai detto anche l'ultima volta. E ho rimediato un cavallo morto e un occhio nero. Voi chi siete? Mi sa che questi non sono affari tuoi, ragazzino. È meglio che sparisci o finirà davvero male. No. Noi ti avevamo avvisato. Fai che peggiorare le cose. I tuoi spiriti non ti salveranno ora. Ah, facci la danza della pioggia. Che ci fate qui? Che cosa volete? Dovresti chiederlo al capo. Tu lavori per il vecchio, vero? È così? Forse adesso canterai. Oh. Grazie. Pulisci tu. Io e te parleremo un po'. Scusa. Non è colpa tua. Questo posto
cade a pezzi. È un miracolo che sia ancora in piedi. Comunque, tu chi sei? Mi chiamo Rado Angedon. Cioè, beh, non ci provo nemmeno a pronunciarlo. Ora, dimmi perché sei qui. M'hanno detto di cercare questo simbolo. Ma hai una vaga idea di cosa rappresenta? O di cosa mi stai chiedendo? No. Eppure, eccoti qui. Lo spirito dice che io... Questi vostri spiriti perseguitano gli assassini da secoli, da quando Ezio ha aperto il vaso. Ah, ma tu non sai nemmeno cos'è un assassino, vero? Ma mettiti comodo. Ho una storia da raccontarti. Temo che ci vorrà un bel po' di tempo. Ed ecco perché gli assassini si sono impegnati a sconfiggere i Templari. Perché se loro trionfassero, le visioni del tuo spirito diverrebbero realtà. Allora li fermerò. Oh, so già che ci proverai. Vieni, devo mostrarti qualcosa. Stai attento. Dicevo sul serio. Questo posto cade davvero a pezzi. Come mai non lo sistemi? Ma a che scopo? E poi non ho i materiali per farlo. Basta comprarli. Guardami. Credi che io possa entrare in un negozio con un borsello colmo a fare spese? Sì. Perché no? Beata ingenuità. Di qua. Non credere che basti entrare qui dentro e vestirsi così per diventare un assassino. No, io non pensavo certo... Non temere. Lo so che hanno un certo fascino. E va bene. Ti addestrerò. Così sapremo se hai le doti per vestire quegli abiti. Grazie. Achille. Andiamo, su. C'è molto da fare. Sei che fece? Una nullità. Tu e tutta la tua gente. Vivete nel fango come bestie, senza sapere cos'è la vera civiltà. Che cosa vogliono i Templari? Ciò che hanno sempre voluto. Il controllo. Vedono un'opportunità nelle colonie. La possibilità di un nuovo inizio lontano dal caos del passato. Per questo aiutano gli inglesi. Qui hanno la possibilità di dimostrare la validità del loro credo. Un popolo al servizio dei principi di ordine e controllo. Ho visto cosa succederebbe se ci riuscissero. Devono morire, è così? Tutti quanti. Anche mio padre. Soprattutto tuo padre. È lui che tira le fila dell'intero piano.
Così imparai a correre, arrampicarmi, combattere, cadere. E per ogni lezione dedicata al corpo, ce n'erano due dedicate alla mente. Lingue, filosofia, logica, le arti. Achille parlava spesso di assassini e templari. Le strutture, le origini e gli scopi. Secoli di storia condensati in pochi giorni. Io gli parlai degli uomini che avevano bruciato il villaggio, di Charles Lee e della mia promessa. Achille mi spiegò che Lee e... erano templari e che a guidarli era niente meno che mio padre. Se volevo servire l'ordine, avrei dovuto ucciderli. Così mi diedi da fare. Imparavo in fretta. Ma nonostante i progressi, sapevo di avere ancora molto da apprendere. L'addestramento era appena cominciato.